Terremoto, vieni qui! Ah! Avanti, esci, così finisci di infangare la nostra famiglia, ma guardati. Dammi la lettera. Terremoto, dammi la lettera, ah, no? È mia, non ti riguarda, no, dammela. Non te la do. Ma sei neanche fuori per di sogno. Testa, dammi quella lettera. Cos'hai detto? Dammi la lettera. Terremoto, non fare lo stupido. Dammi la lettera, Terremoto! Tranquilla, Giustina, tranquilla. Non ti agitare. Hai portato via la figlia Bauer, ma in compenso hai ridato il padre a Marianella, d'accordo? Una mano toglie e una mano dà, ok? Come ha detto la Santarellina, fatto. Felicitas, Felicitas, hai visto Esperanza? No, perché? Come perché? Perché non c'è, non la trovo, è sparita. Sei sicura di non averla vista? Ma è una cucciolotta, com'è possibile? Hai controllato bene, non sta con le ragazze. Oh, è sparita, non so dove sia. Dov'è mia figlia? Io lo so. Cos'è? Che deve essere in giro con i piccoli, con Chris, con Monito, sta sempre con loro. Sì, portare in giro con il passeggino. Sì, per giocare. Esperanza! Stavo per dire tutto! Terremoto! No, Simon, ti ricordi di me? Sì, mi ricordo. Raggiungo Terremoto e... No, aspetta, è andato via, è uscito di corsa. Che è successo? Ha preso una lettera che mi avevi lasciato, l'ha letta, si è messo a ridere e se n'è andato. Che ne ma so, io non ti ho lasciato nessuna lettera. Ah, no? No. Ah, perché mi hanno lasciato una lettera e pensavo fosse una lettera d'amore. Una lettera d'amore? Beh, sai, è proprio questo il mio problema. Perché non mi ami? No, no, certo che ti amo. No, il mio problema è che non riesco ad esprimermi, non ci riesco né scrivendo né parlando. Sì, me ne sono resa conto. Certo, non sei muto come il servo di Zorro, però... Infatti il mio psicologo mi ha detto che devo fare qualcosa per riuscire ad esprimere i miei sentimenti. Mm. E mi ha consigliato di fare un corso di risoterapia. Mi accompagni? Cosa? Di riso che? Finalmente si è calmata, non ne potevo più. È molto piccola, Franca. Di solito i bambini di questa età non controllano le loro emozioni. È tutto pronto. Possiamo cominciare quando vuoi. Dai, fallo. No, fallo tu. Sei tu il più indicato a farlo, Charlie. Se fosse un adulto può darsi, ma è una bambina. Fallo, ho detto. Va bene. Va bene. Dai, continua. È necessario che rida di più. Di più. Ecco quello che ci serve. Una risata di cuore. Chi è?
Salvador, alzati, dai. Ho preparato una colazione con i fiocchi. Ora prendi il tè, voglio ti dormire, alzi e ci godiamo dormire, questa bella giornata. Basta, ti prego. Non sai che bel sole c'è fuori? Hai dormito tantissimo. Perché non ti alzi? Voglio restare a letto e basta. Senti, se vuoi farmi una proposta indecente, mi sembra un po' presto per infilarsi a letto o mi sbaglio? Sì, non sono in vena di scherzare. Va dai ragazzi. Che ti succede, Salvador? Fino a ieri pilotavi un aereo e ora non riesci ad alzarti dal letto? Tu che hai attraversato il portale e sai tutto, non sai quali sono le fasi che attraversa un malato terminale. Negazione, collera, depressione, rassegnazione. Mm-hmm. Sì, però mi sembra che non... Ascolta, io ho già passato la fase della negazione, la fase della collera e ora sono in un momento di depressione, perciò se vuoi stare tranquilla e sentirti sollevata, la prossima fase, e non manca molto, è la rassegnazione, perciò... Perciò niente, Salvador. Non hai sempre fatto quello che volevi? Sì. Bene. Ed è quello che intendo fare. Voglio stare tutto il giorno a letto. No, così non va bene. Ti devi alzare. Ti prego, non insistere. Voglio stare a letto. Non farmi ridere. Chi è il ladro che dà lezioni di risottoterapia? Risoterapia? E non è un ladro. Me l'ha raccomandato lo psicologo. Ti insegnano a ridere perché ridere porta molti benefici. Sì, per lui che fa il corso. Che cosa credi? È un trucco per far soldi? No, ridere è come... è come una valvola di sfogo. Sì. Puoi dire tutto quello che senti. Ti libera dalla timidezza. Ridere fa tutto questo? Sul Beh, serio? Mi vuoi accompagnare o no? Sì, ti accompagno, però paghi tu. Ragazzi, dovete... dovete scusarmi, ma senza volerlo ho sentito di che parlavate. Che cosa hai sentito? Tutto. Rama! Non l'ho fatto apposta, l'ho appena detto. Potrei portare Valeria. Valeria? Sì. Al corso di risoterapia, pensi che ci verrà? No, lei non ci vorrà venire, però le mentirò. Che c'è? Valeria è un po' come Simone, una ragazza timida, non parla molto, non esprime quello che ha dentro. Posso? Sì, certo, noi ci andiamo dopo la scuola. D'accordo. Paga Simone. Benissimo, grazie dopo. Ragazzi. ciao a tutti. Ciao. Cielo. Anche io ho sentito quello che dicevate. Cielo! Lo sai che non è corretto mettersi sì, a urinare? Sì, lo so che non si fa, però l'ho fatto. Perché ho sentito una cosa che mi interessa. Andate a un corso di risoterapia o qualcosa del genere? Sì. Posso venirci anch'io con Salvador? È molto depresso. Vorrei cercare di aiutarlo. Bene. Sì. Sembra sia nata la carovana della risata. Paga Simon. Oh, benissimo. Sì. Puoi dirlo forte. Grazie, che bello. Ragazzi, avete visto Esperanza? No. Credevo che fosse con voi, non è qui. No. Vieni qui, tu. Parla. Che succede, Nico? Parla. Perché te la prendi con lui? Che cosa fa? Non ti picciare, fila via. Vai a scuola. Dov'è mia figlia? Ti giuro che non ne ho idea, Nico. Era questo il piano. Dov'è mia figlia? Dimmi dov'è mia figlia. Voglio non sapere detto dov'è se mia figlia. Questo il piano. Non Dimmi dov'è. Che succede non con picciare, Luca, Nico? Tu. Ho detto di andare a scuola. Trovala, Luca. Trovala. Mi dici che succede? Andatevene. Ho detto andate via. E tu trovala, Luca. Trovala. Non potevo immaginare che far ridere una bambina fosse così faticoso. Com'è la registrazione? Perfetta. È una cosa incredibile. Sì, è vero. Beh, dico, avrò un po' di merito anch'io, non credete? Bene, se è tutto registrato me la porto via. Buona fortuna, Franca. Te ne servirà tanta. Questo lo so. L'ho cercata dappertutto, non è da nessuna parte. Malvina, non fare così. Malvina, calmati, su. Calmati, Malvina. Chiama la polizia, per favore. Ho già parlato con la polizia, vedrai, la troverà. Ti ho fatto una tisana, Malvina, ti ho fatto una tisana. No, bevila piano, che scotta. Non riesco pensiamo, a crederci, Malvina. Non posso pensare che la piccola sia sparita. Non hai sentito niente, dei rumori strani. No. Cerchiamo di ragionare, su, riflettiamo. Non voglio pensare, voglio la mia bambina, non stai voglio stai calma, Malvina. Che è successo? Niente, Malvina, non è successo niente. Feli, per favore, portala via. Sì, non è successo niente, ragazzi. Andate con Feli, su, andate con Feli, ti prego. Cerca di stare calma, Malvina, cerca di stare calma. Ragioniamo, su, cerchiamo di ragionare. Pronto? Franca. Cosa? Perché Terremoto non mi risponde? Andiamo alla risoterapia? Verrei molto volentieri, però mi devo allenare. Telefona a Terremoto e digli che arrivi più tardi, non succederà niente. Sì, è quello che sto facendo, però non mi risponde. Adesso provo ancora.
un'altra volta. Squilla, ma non risponde, non so che... Meglio così, allora andiamo. Aspettate un momento, vengo anch'io con voi. A Valeria dove hai detto che andiamo? Beh, lo sai che parliamo molto poco, così non le ho detto niente. Rama. Aspettate, aspettate. Dai, su, vieni, Simone. Allora, andiamo a fare un po' di acquisti? Rama mi ha chiesto di accompagnarlo a comprare delle cose per il bar. Sì, sì, andiamo. Allora... Andiamo? Sì, andiamo. Aspettate, ragazzi. Ti ho detto che voglio stare a letto, non mi va di uscire. Ma come? Hai appena deciso di no, venire. No, l'hai deciso tu, io non ho detto che volevo proprio uscire. Proprio per questo, ragazzi, Salvador viene con noi. Scusate una domanda, ma è necessario che andiamo in così tanti a comprare roba per un concerto, per uno spettacolo? Dimmi un po', dove dobbiamo andare per i vestiti e anche per rifornire il bar, dove? Seguitemi, andiamo? Sì, andiamo. Evviva! Ma perché? Perché le credi? Non riesco a capirlo. Se avessero voluto perché? Sequestrarla, non la riporterebbero adesso. Devo credere, non posso fare altro. Perché vorrebbe guadagnare tempo? Portarla fuori dal paese proprio come voleva fare Marcos con non me e con Cristobal. Neanche pensarlo. Potrebbero Malvina farlo, che cosa... Voglio! Non è il modo in cui ridi, la cosa importante è la qualità della risata. È questo il posto? Sì, è questo. Io già sono timido e ora mi tocca pure ridere davanti ai ragazzi. Dai, smettila. Salvador è depresso e anche Valeria è timida. Gli hanno mentito, non sanno perché sono qui. Arrivano, zitto. Ehi, non dovevamo andare al supermercato? No, cioè, sì, però Cielo voleva fare un salto qui per vedere un Hai corso visto, che le sembrava interessante. E già che ci siamo... Rama, prima o poi devi dirle la verità. Sì, è vero. Sembra no, il no, momento no, no, buono. No, adesso no, lo so io quando. Sì. Valeria, andiamo? Vai. Salve. Insomma, prima vuoi che prenda un po' d'aria, poi mi porti qui. Sì, adesso andiamo. Restiamo qui un momento e poi andiamo via. Ma che razza di posto è questo? Sotto c'è scritto centro della risata. Ma cosa fa qui tutta questa I gente? I ragazzi faranno una recita di beneficenza e devono parlare di alcune cose. Quanto sei diffidente. Sì, ma continua a non capire perché... Bene. Volete sedervi, per favore? Ok. Benvenuti al corso di risoterapia. Come? Che cosa? Ma che cos'è? Di che si tratta? Voi credete di saper ridere di cuore? Beh, vi dico subito che non è vero. Qui comincerete a ridere, imparerete a ridere sul serio. Vedremo, insieme, quali sono gli incredibili poteri della risata e le sue notevoli capacità terapeutiche. Sì, terapeutiche. Valeria, non ho nessuna voglia di stare qui, voglio andarmene. Chi è questo tizio? Di che cosa sta parlando? Salvador, che cosa ci ti fa? Prego, ti sentirai meglio. Fidati di me, per favore. Ascoltiamo che dice. Bene, facciamo quello che bisogna fare. Cielo, io sono malato e non voglio stare qui, voglio tornare sì, a casa lo mia. Lo so, per questo ti ho portato qui, ti farà bene, ma, fidati ma di me. Ma che cosa vuoi che mi faccia? E così mi devi sempre ingannare. Ma dai, Valeria, cosa dici? Vedrai che ti farà bene. Ma non capisci? Ehi. Bene. Dai. Vi prego di ascoltarmi con molta attenzione. Se lo farete, vi assicuro che uscirete da qui ridendo a crepapelle, come matti. Il matto è lui, te lo dico io. Valeria. Scusate, scusate, scusate tanto. Mi fa il solletico il cellulare. Molto bene. Posso? Nessun problema. Sono cose che succedono, giusto? Pronto. Terremoto, come ti sei permesso di prendere quella lettera? Ho da fare, ti sto iscrivendo al campionato. Ascolta, ho bisogno di alcuni tuoi dati. E perché? Dai, che sono occupata. Scuola superiore? E questo che cosa c'entra con la box? Che ne so, rispondi alle mie domande. La sto frequentando, che altro? Il nome di tua madre. Giulia Elordi. Giulia Elordi, hai detto? Sì, perché? No, niente. Giulia Elordi. No, aspetta, penso che tu abbia bisogno del nome vero. Come sarebbe a dire?
Sì, è una lunga storia, Terremoto, però sui suoi documenti ha scritto un altro nome. Sandra Rinaldi. Terremoto, eri attaccato. Disgraziata, che cosa hai fatto a mia figlia? Ti ammazzo! Ma sei impazzita? Basta, Malvina, basta, smettila, Malvina, su! Calmati, Malvina, devo chiederle una cosa importante. Vieni se ti vedo ancora. Stai calma, Malvina, per favore, adesso basta. Io te l'ho portata, Malvina, non l'avevo pensato. Vai di là con la piccola, per favore. Io non la voglio qui, cacciatela via, per favore. Vai di là. Vado via, è meglio. Tu non muoverti da qui. Che cosa avete fatto a mia figlia? Parla. Che cosa l'hanno le avete studiata, fatto? L'hanno Nico, studiata? Questo, cosa le hanno fatto del male? Le avrete messo un microchip? Cosa le avete no, fatto? No, no. La puoi controllare se vuoi. E allora che le avete fatto? Parla, sto perdendo la pazienza. Ti ricordi della fattoria? Di come studiavano le reazioni chimiche prodotte dalle emozioni? E questo le avete fatto a me? Non le hanno fatto del male. Siete nessuno l'ha toccata, l'hanno solo studiata. Allora che cosa le avete fatto? Voglio sapere cosa. Tranquillo, Nico. Io ero lì e ho controllato che nessuno la toccasse. Chi l'ha presa? Sai già che Luca lavora per sì, me. Lo so, chi l'ha portata via? Luca l'ha portata via. Terremoto, hai riattaccato? No, non ho riattaccato. Ho schiacciato per sbaglio un tasto. Sai, con questi aggeggi faccio sempre dei pasticci. Ma dai, che altro vuoi sapere? Il numero di telefono di tua madre. E questo perché? Non lo so, sei minorenne, no? Dai che scrivo. Fatto? Guarda che mia madre è sposata, non fare il cretino. Ah, ma come ti salta in testa? Per favore. Dicevo così, comunque devo ancora convincere Nico. Sì, ciao, questa telefonata mi sta costando una fortuna. Senti una cosa, non puoi venire. Accidenti, che razza di modi. Non è stata una buona idea portarti qui. Perché? Vieni a vedere. Che succede? Io non ci voglio sì, stare chi qui. Mette su una sciocchezza mentre va tutto è così. Mi hai portato non ti ho ingannato. No, ti ho portato qui per farti stare meglio. Non lo capisci? Mi hai ingannato, mi hai trascinato qui con una scusa. Non ti ho ingannato, è che non posso vederti depresso. Se mi sento qui. Depresso e voglio stare a letto, rimango a letto. E non vengo qui a parlare con gente che non conosco. No, Salvador, per favore. Io basta, me ne vado, non voglio stare qui. Siamo venuti insieme e andiamo via insieme. Siediti. Posso continuare? Sì, ci scusi. Bene, grazie. Sì. Quello che abbiamo visto adesso non è altro che uno sfogo. Negativo. Aggressivo. Permesso? Aspetta. Non ha niente a che vedere con la risata. La risata è positiva. Genera piacere a chi ride e agli altri. È liberatrice. Per esempio, se inspiriamo profondamente ed espiriamo, cosa è successo? Che vi è successo? Cosa avete visto? Il diaframma ha provocato, senza usare paroloni, movimenti del mio corpo. Mi ha liberato, molto bene. Continua. Respiro molto meglio. I miei muscoli si sono rilassati. Ho la sensazione di essere svuotato. Questo è per te, Valeria. Ma in realtà qual è la posizione ideale? La risata di cuore è sempre meglio farla sdraiati. Anche questo è per te. Dai, molto bene, ascoltarla. Molto bene. La cosa più importante è che lo facciamo stesi a terra. Va bene. Questa è la parte che mi piace di più. A terra è molto meglio, perché? Perché il corpo è già, come dire, preparato a rilassarsi e poi a contrarsi al momento della risata. C'è gente che non ce la fa a ridere di cuore in piedi. No, è complicato. Coinvolgiamo tutto il corpo quando facciamo questo esercizio. E se dopo il respiro profondo continua a ridere, non importa. Questo esercizio coinvolge il petto, la pancia, le spalle e la schiena. Ma che fai? Ride anche con la schiena adesso, eh? Bene. Adesso proviamo a fare alcuni esercizi, però in coppia. Due a due, andiamo. Andiamo. Sì, dai. Ah,
Scusa, scusa, è stato un gesto istintivo. Vuoi litigare? Vuoi fare a pugni? Basta, Nico, basta! So che sei stato tu, l'hai presa tu. Me l'ha detto Franca, sei stato tu. Non è vero, Nico, non sono stato io, te lo assicuro. Te l'ha detto per mettermi in cattiva luce e guadagnarsi la tua fiducia. Io credevo in te. Non so cosa pensare, mi fidavo di te. Tocca un capello a mia figlia, giuro che t'ammazzo. Nico, te lo giuro, guarda io... Guarda che non sto scherzando, ti ammazzo, eh. Smettila, ti farai del male, basta, calmati. Qui non mi lasceranno mai in pace. Ho sentito tutto. Lo hai fatto sul serio. Tu ci credi a me? Io non c'entro con questa storia, Jasmine. Sì, ti credo. Però devi stare più calmo. Basta prendermi in giro. Che cosa c'è tra voi due? Dai, io sono pronto. Mi stai tentando, forse? Basta, smettila di fare il cretino, basta, dai, mettiti giù. Molto bene, molto bene. Allungatevi, stirate i muscoli al massimo. Dai, hai sentito? Ci dobbiamo anche allungare per ridere. Certamente, per ridere di cuore, sì. Sapevate che è stato dimostrato che quando due persone ridono insieme riescono a comunicare più che con mille parole? Lo sapevate? Bravi, molto bene. Bene, potete farvi le boccacce. Vieni qui. Potete fare le smorfie, le più grottesche e orripilanti, con la massima libertà. Qui non esiste nessun limite. Perciò, ragazzi, datevi da fare. Vale anche il solletico, eh? Ah, pensi di riuscire a farmi ridere con tutte queste smorfie, cielo? No, ti ringrazio, non mi fanno né caldo né freddo. Basta, smettila. Ora mi sta incantando. No, fermati, fermati. No, il solletico, no. Vieni qua. No, basta, basta, basta. Basta, ti prego, cielo, no. No, no, no. Ferma. No, ferma. Taccio, come puoi pensare che Luca corra dietro a me o che io corra dietro a lui? Non c'è niente tra noi. Hai finito? Sì. Che cos'hai da ridere? Rido di te. E da quando ridi di me? Ehi. Allora, fammi capire, te la fai con la mia ragazza, per caso? Oh, che cosa stai dicendo? Neanche per sogno. Ah no, allora perché vi trovo sempre a parlottare e cambiate argomento quando mi vedete? Taccio, prima mi stavo finendo di radere. Lei è entrata e ci siamo messi a parlare. Di una ragazza, sì, esatto. Quale ragazza? Di una ragazza che mi sta facendo perdere la testa e non so come affrontarla, così volevo chiedere a lei. Luca sa che ho molta esperienza con i ragazzi perché li conosco bene, soprattutto te, amore mio, e lui è piuttosto timido in queste cose, tutto qui, nient'altro. Bene, adesso è tutto chiarito. No, non ha chiarito un bel niente. Se ti trovo ancora con lei, giuro che ti rovino. Nico, parliamo. Abbiamo parlato e non ti credo. Che cosa vuoi? Tieni. Serve per entrare al loro centro operativo, che si trova nel capannone vicino al loft. Vai lì, così ti renderai conto che non ti ho mentito. Ah, anche questo. Ne avrai bisogno. Ridono come matti per queste sciocchezze, assurde. È proprio questo il punto. Saper ridere dei propri difetti, esasperandoli al massimo. Ridere è una cosa sana. Vediamo, chi vuole venire? Vorrei venire io. Aspetta un secondo. Marcello, che cosa c'è? Vorrei provarci. Dopo. Su, vieni. Come ti chiami? Simone. Vieni, Simone. Bravo, sei coraggioso. Allora, uno dei miei difetti è che sono un po' timido. Un po', che faccia tosta. Ok, sono molto timido e un po' impacciato. È riduttivo. Beh, e un altro dei miei difetti è che nessuno mi ascolta quando parlo. Mi hai detto? Molto bene. È positivo che tu abbia coscienza dei tuoi difetti e sia capace di riderne. Vuoi andare tu? Cosa? Certo, perché non dovrei. Vai, aiutami. Dai, vieni.
Bravo! Io! Vuole venire lui, se non sbaglio. Ah, no. Sta bene. Seduto. Sì. Facci vedere. Allora, io non ho difetti. Ma come? La sua parte non è un difetto? Mi conosci, sì, lo sto scherzando, certo che ne ho. Beh, non lo so, uno potrebbe essere che... Magari non sono molto alta. Sei una tappa. Sì, sei una tappa. E anche cattivella, sei una piccola iena. Ah, questo è vero, questo è vero. Sì, se mi fanno arrabbiare rispondo per le rime. È tutto... Molto bene. Io sono un aspirante suicida. Siediti. No, signorina, non deve piangere. Scherzavo, era per farvi ridere. Volevo dire che a me piacciono gli sport estremi. Insomma, mi piacciono le emozioni forti, il brivido, il pericolo. Ma senza esagerare, però. Comunque, vi dico subito che ho anche altri difetti. Sono, non so, sono disordinato, sono distratto e... Molto disordinato e allergico all'ordine. Non so proprio che cosa sia. Avanti, vienici tu qui. Certo, che cosa credi? Vai. Eccomi qui. Sei tutti noi. Vi presento la mia fronte extra large. Guardate. Extra large come le scarpe? Oh, Salvador. Spostati, altrimenti ti schiaccio. Dai, siedi, su. No. Io. No, no, io. No, stai lì, vieni dopo. Allora, io sono... sono piuttosto sensibile. Sì, diciamo parecchio sensibile. E inoltre quando bevo combino sempre qualche cavolata. Ho già distrutto due auto. Tutto qui. Bene, questi sono i miei difetti. Vieni, Valeria. Io? Dai, vieni. Niente paura. Dai, vai. Io non ho paura. Dai, avanti, coraggio. Tocca a lei. Io... No, perché non la finiamo con questa cretinata? Lei è permalosa, ed essere permalosi è un difetto, il suo principale difetto. A parte questo, è gelosa come sì, poche persone ragione, al mondo. È vero? È paranoica, e poi è un maschiaccio, quando cammina così. Non si capisce se è un uomo o se è una donna. Poi la vedete, è una donna, una gran bella donna. La scuola, 2 più 2 ti dice 5, 3 per 3, 20. Insomma, per lei la matematica è roba da extraterrestri, capite? Non ridete, perché Valeria è una brava ragazza, certo, è assolutamente incapace di truccarsi e in quanto a vestirsi meglio lasciar perdere. Ma basta, Rama, basta! Tefi, basta! Adesso mi sono stancata, te l'ho già detto. O vieni in Spagna insieme a noi o resti nella casa magica e basta. Fine della discussione. Ma che angoscia. Tefi, te l'ho già spiegato, finiscila. Ciao, Sandra. Chi parla? Tu sei Sandra o no? Sì. Sono Mauro, Sandra. Mauro Tallarico. Mauro? Tu ti fai chiamare Giulia Elordi e hai avuto una figlia da me? Mauro! Quanto tempo! Rispondi a quello che ti ho chiesto, Sandra. Hai avuto una figlia da me o no? Sì. Sì, Mauro. Sono incredibili i risultati delle analisi, Guarda queste variazioni. Ci so fare con i bambini, No. È la piccola che ha speciale. A quanto pare Juan Cruz aveva ragione. Guarda i risultati degli elettroencefalogrammi, guarda. E poi la bambina è un amore. Nico, che cosa fai? Che avete fatto a mia figlia, disgraziata? Mi sono fatta ridere. No. Tutto, voglio sapere tutto. Sì, non hai... mai saputo che aspettavo un bambino, perché non ho... Mio padre mi ha rinchiusa e quando ho partorito mi ha detto che il bambino era morto e... Non lo so, non... No, ti giuro che ho cercato tanto di rintracciarti, ma non sono riuscita a trovarti. Come sei venuto a saperlo? Lo sto scoprendo adesso, per questo ti faccio tante domande. Sì, certo. Tua figlia è un tesoro. Si chiama Marianella, sai? E io... Beh, è una storia lunga, davvero tanto lunga, però...
Non è da molto che l'ho ritrovata. Non immagini quando la vedrai. Tu non dirle niente, Sandra. Come? Non devi parlarle di me. Ma come, Mauro? Perché? Non la vuoi conoscere? Ciao, Sandra. Sono contento che tu stia bene e ti ricordi di me. Sono davvero contento, ma per oggi basta e avanza, capisci? Amore, perdonami, ti giuro che non avevo cattive intenzioni. Picchiami se vuoi. Ti faccio a pezzi, cretino. Sì, sì, però prima perdonami, eh. Non posso vivere con questo peso sulla coscienza. Perdonami. Come si chiama? Valeria. Valeria, ti senti meglio? Molto bene. Guardati. No. Guardati allo specchio. Andiamo. No, no. Andiamo. Io... Le consiglio di non toccarla troppo perché potrebbe reagire male. Va bene. Significa che mi hai perdonato? No, neanche per sogno. Vieni. Possibile che le ragazze se la prendano sempre già, tanto per una sciocchezza? Sono tutte uguali. Tutte uguali. Cosa? Bene, basta ragazzi. Cosa? Per oggi non faremo altri esercizi. Mettetevi a sedere. Ci limiteremo a parlare della risata. Ridere è una terapia fantastica, ma ne esamineremo solo un tipo. La risata di cuore. Adesso voglio avere delle spiegazioni. Guarda. Da illustre e stimato archeologo a delinquente senza scrupoli. Ma perché ridi? Sei proprio un imbecille. A te manca la capacità di ridere, Franca. Diventerai vecchia e piena di rughe anzitempo, lo sai? Nico, non è quello che pensi. Nico! No, non è quello che pensi, Nico. Ti giuro che Franca ci ha provato un paio di volte, ma sono un uomo di parola e non come... Cos'hai fatto a mia figlia? Che cos'è quello? Quello è soltanto un bellissimo sorriso. Stai dicendo che hai portato qui mia figlia solo per vedere come ride? Vedi qualcosa di diverso? Cosa? Che cosa hai detto? Cosa? Parla! Cosa? Non è una novità che la risata abbia enormi poteri. E mi sorprende, perché ero convinto che almeno questo lo sapesse Nicholas. È scientificamente dimostrato che la risata ha poteri terapeutici. Può generare cambiamenti chimici nell'organismo, può rafforzare il sistema immunitario, attiva il sistema nervoso centrale e periferico e comincia ad attivare alcune zone del cervello che sono dormienti. È dimostrato che ridere di cuore, ridere a crepapelle, ha la capacità di migliorare lo stato di salute di alcuni malati. Li può addirittura guarire. Ci libera dalle tensioni, ci rilassa, ci aiuta ad esprimerci meglio. Perdonami se mi hai sentito un po' alterata con Franca, ma sai perché, tesoro, se qualcuno ti tocca io impazzisco. Divento matta, sto male, non capisco più niente. Hai lo stesso sorriso da tontolona della tua mamma. Un sorriso al momento giusto sdrammatizza la vita. Tontolona! Che c'è? Non chiamarla tontolona. Ma tutto bene, che male c'è? Io sono un po' tontolona, no? Feli dice che non possiamo giocare con la bambina. È successo qualcosa, vero? No, non è successo niente. Comunque non ve lo posso dire. Sei tontolona, Malvina, eh? Mm. No, Luce, no, la piccola vuole dormire. Non essere cattiva. Cattiva io? Sì. Va tutto bene, lasciali, non succede niente. Va tutto bene, adesso propongo una cosa. Che ne dite se ci facciamo tutti un super solletico? No, No. Diventiamo grandi e perdiamo la capacità di ridere. Ridiamo di meno. E questo ci allontana dagli altri. Ma se qualcuno ci sorride e noi ricambiamo il sorriso, quella risata finisce per avvicinarci un po'. I bambini, ad esempio, ridono 300 volte al giorno. Cosa che non capita agli adulti, che ridono al massimo 15 volte al giorno. Sì, però c'è anche qualcuno che ride di meno, eh?
Sì, è vero, io rido poco. È uno dei miei difetti. Vuoi ridere anche di questo? No. La cosa più importante è avere il senso dell'umorismo. Essere capaci di minimizzare un problema e riderne. Riderne, riderne. E il problema sparisce. La 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 la. Che ci trovi in lei? È sempliciotta, di origini molto modeste, con un basso livello intellettuale. Se ti vedono con lei, ti ridono tutti dietro. Ma comunque sia, a te piace. Ah. Ehi, Nacho, ciao! Non ti avevo visto. Che ci fai qui? Beh, ecco io. No, non lo so se ti devo abbracciare, se ti devo baciare, se ti devo dire che sei il mio giorno più carino. No, non ti dico niente perché sei cattivo. Ma no, questo non è vero, contadinella. Te l'ho detto, tu mi piaci e voglio stare con te. No, tu mi prendi in giro, mi canzoni, smettila di cianciare, dai. Non farmi ridere, contadinella, dico sul serio. Dici sul serio, se ti faccio ridere. Vediamo, vediamo cosa... Cosa devo fare perché tu mi creda? Portami a ballare. A ballare? Sì, sì, va bene, però i locali di questa zona non sono ben frequentati. Non sono molto buoni. Dalle tue parti in campagna c'è qualche locale come si deve? Sì, e come? Come? Conosci la Chacarera? La Chaca cosa? La Chacarera. Non ho proprio idea di che cosa sia. Ti faccio vedere, tu batti le mani, eh? Ok, continua così. Dai, io comincio. Dai, balla con me, dai! E come, così? Batti i piedi, batti i piedi, dai! Balla con me, dai! Qui bisogna disinfestare, è pieno di formiche. Che sì, disastro. Certo. Tesoro, sono piegata in due dalle risate. Nacho Perez Alzamendi sta ballando la Chacarera con la contadina. Riesci a crederci? Ma che dici? Ah, sì, certo. Ascolta, Nacho, Melody dice che già che ci sei potresti imparare a maneggiare il lazzo e a marchiare i vitelli. Ma che dici? Melody, non darle retta, non... Ma cos'hai da ridere? Ride di te, Nacho, di cosa vuoi che rida? Dammi il cellulare. Ma levati di mezzo! Il punto è ridere con gli altri, non degli altri. La risata irridente non va bene. Tira fuori il nostro lato peggiore. Ma cosa? No, io... Ma di che stavo parlando? Cercando di dirti che l'idea di questo corso di risoterapia mi sembra davvero positiva. Ma ho come l'impressione che tu ne abbia approfittato per farmi pagare la spesa e non mi sembra molto leale questo da parte tua. Un momento, stai insinuando che ti ho costretto a fare la spesa? Un bacio e risolviamo tutto. Un bacio solo? Beh, no, non no. Non sei molto esigente. Possiamo incominciare con... No, se vuoi risolviamo possiamo tutto incominciare con un bacio, anche se... Mi sento un po' contratto. Ah, penso sì, che una persona che ha... Che ha le difese immunitarie basse come le ho io, abbia bisogno di un po' di coccole, di qualche carezza, di qualche... E questo che vorrebbe dire? Come che vorrebbe dire? Non lo so, te lo chiedo. È logico, è chiaro, ho bisogno di un massaggio, perciò mi siedo qui. Sì, siediti. Così adesso mi fai un bel massaggio, sono... Ai, come sei contratto. Molto contratto, sul serio. Sul serio, eh? Ho proprio bisogno di un bel massaggio come sai fare tu, così magari riesco a sbloccarmi, eh? Che ne dici? Mi sembra che il massaggio... Adesso comincio a sentirti più sciolta. Ecco, brava, sta facendo effetto. Sta facendo effetto. Sì, perché non continui ancora un po' così mi sento meglio? Vieni. Sì, vieni. Sì, mi piacerebbe tanto perché mi sento un po'. No! È stato dimostrato che le persone che hanno riso insieme si sentono molto più vicine. Non voglio farti solletico, eh! Ascolta con me, quello non dura neanche un round. Sì, però non voglio. Ciao. Bellezza! Come stai? Tutto bene. Allora, sbaglio o parlavi di fare a pugni? Sì, a scuola c'è un ragazzo che ti corre dietro e non so, adesso mi vuole sfidare a duello, è matto. Un duello per me? Vuole fare a pugni per me? Ne sei orgogliosa per caso? Non mi sembra no, bello. No, non sono orgogliosa, ma dimmi almeno chi è, perché... Sei un po' strana, sai? Che c'è? Io strana. Non puoi dire così a Pagliaccio. Non farlo Pagliaccio perché ti scavo. Basta, ragazzi, diteci perché ridete. Così ridiamo sì, anche è noi. Successo qualcosa? No.
Non c'è bisogno di una ragione particolare per ridere. Steffi, scusa, mi dispiace. Ti ho spinto senza volerlo perché sono tutto muscoli. Sì, hai la grazia di un ippopotamo, idiota. Cos'hai da ridere, stupida? È che è stato così divertente lo scivolone. Sì, sì, hai ragione. Sì. La risata di cuore è contagiosa. Non ci si deve dimenticare di ridere. Bisogna ricordare quella risata di cuore, naturale, come quella dei bambini. Quella risata ci può salvare. Adesso parlerete, io non ho fretta, ho tutto il giorno, tutta la vita. Tu parlerai, smetterai di ridere e parlerai, hai capito? Stai perdendo tempo, non ti diranno niente. E ora, che succede? Parla, vigliacco, fatti vedere, vieni, vieni qui, dove sei, vieni qui! Sì, sono un vigliacco. Mi fai paura, Bauer. Charlie, Franca, spiegategli la nostra grande scoperta. Di cosa parla? Della teoria della risata. La risata, Bauer, ridere produce spesso vibrazioni energetiche. La risata di cuore, quella autentica, non la mia. Quella di una bambina, ad esempio. E tu sai bene che i portali vibrano secondo frequenze diverse. No, non lo so. Ah, no? L'ha scoperto Cielo, non te l'ha detto? Il portale vibra oscillando. La frequenza della vibrazione del portale è esattamente quella che si riscontra nella risata. Voi siete matti, siete matti. Perché mia figlia? Me lo volete dire? Perché mia figlia? Bauer, non lo capiresti. Mettimi alla prova, dai, mettimi alla prova. Vediamo se ci riesci. Abbiamo confermato una teoria. Questi bambini sono Rama, Tacho, Mar. Sì, so chi sono, ma che cosa c'entrano? Conosci quella donna? Sì, è l'assistente sociale di Tacho. Quella che ha tolto Tacho dalla strada. Era anche l'assistente sociale dell'orfanotrofio di Mar. E quella che ha portato Tacho al teatro. Era anche la vicina che ha consigliato Tiago, Jasmine e Rama. La stessa donna in posti diversi e nello stesso momento. Una donna misteriosa. Gradisci altri misteri? Chi è quella donna? Non la riconosci? Chi è quella donna? Si chiama Esperanza Bauer. È tua figlia, Nicholas. Te l'ho detto, Bauer, che non avresti capito. Curioso, no? Tua figlia non ha ancora un anno ed è già stata dappertutto e ha fatto tante esperienze. Sai poco di tua figlia. Avremo bisogno di lei, Bauer. Nico non mi ha ancora confermato niente, ma dopo aver tanto insistito, Cielo mi ha detto di sì. In fondo, dovresti essere contento. Con cosa comincio? Mi cambio e cosa faccio? Corsa, guantoni, che faccio? No, lascia stare. Che faccio, gli attrezzi? In ogni caso, devo pur cominciare con qualcosa. Basta che mi dici cosa. Non hai sentito quello che ti ho detto? Io non ti alleno, perciò fila via. Come? Perché no? Perché no? Perché no? Bea, Bea! No, non me ne vado, dimmi perché. Vuoi allenare un'altra ragazza? Ti pagano di più. Ti sto parlando, dimmi perché. Perché non voglio figli io! Hai che convencerse e non mirar hacia atrás. La ilusione sta delante de tus ojos y viene por vos. Por más, yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos.